terzo tempo alla Caffetteria Stefania. Siamo con due dei pilastri dell'Oleggio Castello, che oggi ha conquistato una vittoria importante contro l'Use Grignasco, un 3-2 che proietta la squadra di Sorrenti in vetta alla classifica, con ancora una partita da giocare. Partiamo da Andrea. Andrea, è stato un successo sofferto, ma un successo importantissimo in ottica classifica. Sì, oggi è stato un successo faticoso, abbiamo lottato su ogni pallone e oggi si è superato tutto. Siamo riusciti a portarla a casa finalmente. Siamo molto contenti e pensiamo alla partita di mercoledì con Suna, che ho già vinto a Crodo, e quindi saranno carichi e noi saremo pronti a dargli battaglia. La partita di oggi comunque contro una delle squadre più attardate in classifica dimostra che il campionato non è scontato mai in nessuna domenica, perché si possono trovare difficoltà con tutti. Il girone del VCO, io tanti anni che lo faccio, è sempre stato tosto, ostico rispetto agli altri. E ovviamente noi, come dice sempre Mister Sorrenti, noi giochiamo bene con le grandi, con quelli che dai playoff a vice campionato, e con le piccole facciamo fatica. Quindi oggi è stato un successo veramente molto importante per noi. Una questione principalmente di testa, a tuo modo di vedere, o c'è anche qualcosa di più? Beh, la testa fa tutto, però credo che anche con dei valori aggiunti come quest'anno che sono arrivati, anche senza testa possiamo vincere le partite. Daniele Acquadro è uno dei centrocampisti con più esperienza di questo Oleggio Castello, tra l'altro è da tanti anni in questa società. Daniele, questa sembra veramente essere una stagione magica per l'Oleggio Castello, che magari ad inizio stagione non ha fatto i proclami degli altri anni, ma che adesso si trova in maniera molto solida in testa alla classifica. Ma come anche altri anni abbiamo iniziato volendo fare bene, e quest'anno sono arrivati gente di ottimo livello, secondo me. Hanno alzato l'asticella di questa squadra e noi pensiamo partita dopo partita, vediamo di fare bene per portare a casa più punti possibili, e senza proclami, poi vediamo a fine anno cosa siamo riusciti a fare senza proclami, ecco. Come dicevo, sei uno dei giocatori di maggiore esperienza di questo Oleggio Castello. Quali sono secondo te gli errori magari fatti nelle stagioni passate che bisogna cercare assolutamente di non ripetere? Credo, come diceva Andrea, la testa, perché anche oggi il primo tempo abbiamo fatto non bene, quando invece secondo me eravamo superiori e invece siamo andati in difficoltà. La cosa buona secondo me è che gli altri anni queste partite le perdevamo, e invece quest'anno, nonostante tutto, siamo riusciti a portarla a casa, e quindi secondo me è uno scalino in più verso la maturazione del gruppo. Ormai le squadre più attrezzate di questo girone le avete incontrate praticamente tutte. Qual è secondo te, se dovessi dirne una, l'avversaria più ostica di questa stagione? Ma secondo me è la Quaronese, perché è una squadra quadrata, hanno ottimi elementi, il mister lo conosciamo perché è un ex ed è bravo, e anche se è attardata in classifica il Villa d'Osso, secondo me tornerà potentemente, sarà difficile quando poi si inquadrano. Grazie mille ragazzi. Grazie a te.